Beh, a tutti i ragazzi in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui su Formula 1 per continuare la carriera. La gara in gaming non me l'ha registrata e quindi ho deciso di registrare il replay, no? E questa è la partenza. Una partenza molto dura, visto che parto in ultima fila perché ho cambiato i componenti, perché sì, era messa male l'auto. Come ho detto nel video scorso, cambiavo i componenti qua perché di solito le gare mi vanno male, quindi preferisco partire ultimo. Così con la strategia di box riesco a recuperare da là. E se no vado male, se parto in pole. Oh, sono andato un po' lungo. Guarda quante auto qua sono in mezzo al traffico. Ruota ruota qua nella Toro Rosso di Kvyat. Buttiamo all'esterno Sainz per quello che mi ha fatto a Spa. Certo lungo. Avanti con noi c'è Raikkonen, cerchiamo di stare il più vicino possibile. Cerchiamo di passare nel prossimo giro, perché qui è impossibile passarlo. O almeno si potrebbe provare, ma si rischia di andare a muro. O almeno io andrei a muro. Bene così, senza perdere il controllo. Facciamoci vedere. Ok, visuale un po' dall'ala posteriore. Io non capisco perché quando mi fa vedere queste cazzo di visioni mi danno veramente fastidio. Però vabbè. Per esempio passiamo due con un colpo? No. Passiamo solo Raikkonen. All'interno. Davanti a noi c'è la As di Ricciardo in teoria, perché è andato lì. Col mercato piloti, non so per quale motivo si è andato là in As. Poteva rimanere tranquillamente il Renault, secondo me. Non so se sia quella di Ricciardo o quella di Magnussen, perché non mi ricordo nella gara se ero dietro lui, ma comunque l'ho passato, uno dei due. Questo è Norris, manda noi. Oh, la perdo qua, eh. Lo passo, sì, lo passo. Però dentro lì ho avuto paura perché se mi prendeva era finita. Cioè girare al muro e la gara finiva qui. Il video sarebbe durato meno di 5 minuti. Bisogna un po' interna. Per qualche secondo. Oh, chi si è fermato? Devon o Hamilton? Uno, non passa nel 72, era solo una Mercedes. Facciamoci vedere, torniamo dentro. Proviamo a passarlo, ci riesco, però ahia, non ho toccato uno. Qua è colpa mia, sono andato troppo lungo. Usare dall'elicottero, almeno. Una bella visuale, dai. Però mi sono spaccato l'ala destra e questo è un bel problema, soprattutto su questo circuito. Diciamo che io nei confronti delle Racing Point sono le odio un po', quindi perché nei Gran Premi scorsi mi hanno fatto girare anche loro, quindi dovevo vendicarmi prima o poi, e questa è stata
una buona opportunità. Speriamo però che questa azione non mi abbia compromesso la gara, perché se mi ha compromesso la gara sarà un bel problema. Questa qua finirà male, ve lo dico, io so già com'è finita, no? Però voi non lo sapete, quindi mi metto un po' di suspense, quindi intanto rientro in box. Se questa qua la andrò a perdere, saranno due gare perse in tutto il campionato. Ecco, l'auto distrutta, quindi una delle due sarà ritirata. Tanto continuiamo la registrazione. Ok, ragazzi, qua ho fatto un piccolo taglio perché rientrando praticamente ero rimasto da solo, quindi ero ultimo e dovevo recuperare tutti gli altri, quindi ho fatto tipo 3-4 giri così. Quindi ho dovuto fare un taglio perché sennò veniva noioso. Pensate, per me che ero lì, devo recuperare, quindi pensate un po' se dovevate vedere tutto. Scusate per il rutto comunque, però dovevo. Questa è Kubica. Mica mi spiace per lui. Grande pilota, è andato in Williams, macchina penosa, adesso ha solo il nome. Infatti lo scorso anno ero andato in Williams, ho detto oh, dai, facciamoli vincere un campionato mondiale, poi ci sono riuscito. L'anno scorso su Formula 1 2018. L'ho tagliato, male. Ma se non sbaglio mi hanno dato la penalità di 3 secondi all'interno, bene così. Ora andiamo un po' lungo. E intanto gli altri sono ritornati in box. Le posizioni sono... No, no, non sono quarto. 14° tipo visto. Sì, infatti sono ancora in mezzo al gruppo di coda, quindi sì. Sono ancora indietro. Per il momento sto facendo un bel rimontino. Spero di andare a punti. Che bella sta visuale, mi piace tantissimo. Mi piace troppo. Sharp, tu che dici? Ti piace la visuale dell'elicottero quando vedi una gara? Un po' on board. Ragazzi, comunque ho fatto una domanda a mio amico che è in gruppo, non l'avete sentito perché lui non vuole far sentire la sua voce. Quindi ho dovuto abbassare il volume delle cuffie perché sennò si sentiva la sua voce. No, non fanno schifo le mie cuffie. Sono buone. Un altro po' di onboard. Ho recuperato un bel po' di posizioni. Quindi dai, con l'incidente lì non mi ha rovinato la gara, dai. Ho
Bella così, bel sorpasso questo. Ho rischiato, però è stato bello. Questo è stato lungo. Ormai che l'ho tenuto. Ragazzi, la prossima è Sochi in Russia, un altro traguardo che spero vada bene perché mi piace. Piccola scodata, anche se potevo perderla completamente, posso far starsa. Le gomme, visto che ero rientrata un po' prima, si sono un po' usurate. Quindi se vedete che vado lungo, è per quello. Tanto qua penso di aver superato tutto il gruppo ed ero in quarta posizione se non ho visto male sul volante. Questa parte qua ve la lascio perché cioè ci sta, dovete provare quella specie di emozioni che stavo recuperando tutti, perché i giri stavano finendo, quindi mancava poco tempo, devo fare meglio possibile. Momento. Tanto ho recuperato la Red Bull davanti che era in terza posizione, che se non sbaglio è di Butler, no, che stupido, è Weber, Lucas Weber. Aia, male, troppo lungo. Questa azione mi sa che mi è costata la gara, mi sono spaccato un po' davanti, ma sono rovinata. Anche se non si è staccato il pezzo, ma nel land a destra mi è venuto un pezzo di colore giallo scuro, che significa che la macchina si è rovinata. No, ma non è questa azione che ho sbagliato, era questa. Una botta, due botte. Ecco che siamo a posto. Gara fottuta all'ultimo giro. Ecco, scusa, l'ultimo giro. Bene così. Facciamo all'interno? No, c'era l'asso. Barriere, gara finita per me. Questa era una gara che finiva in ritiro. La mia prima gara in ritiro. Sicuramente potevo tenermi, cercare di proteggere la posizione, magari al massimo prenderne due o proprio all'estremo arrivo decimo, però ho stato coglione, devo controllare gli specchietti. Che non ho fatto nemmeno vedere il podio, infatti. Siamo Oh, sempre autosconfitti ragazzi, vi alla ringrazio per aver base. visto questo video, ci Puoi vediamo alla consultare. prossima.